Ciao e benvenuta in questo nuovo episodio di My Vampire Love. Allora, stiamo per cominciare il capitolo 11 e lo scorso episodio è finito in una maniera tragica perché stavamo rigliando una conversazione tra Lori e Nicolè e praticamente abbiamo scoperto che Victor sta arrivando, cioè sarà molto presto tra di noi e soprattutto non è solo perché si è portato dietro degli amici. Il che insomma preannuncia una battaglia molto cruenta e violenta. Cominciamo subito questo nuovo episodio, vediamo un po' insomma quello che accadrà, ma prima vi ricordo un bel pollice in su. Ok, stiamo tornando da Drogo e noi ovviamente siamo sotto shock. Domani è arrivato il momento della verità. È davvero finita. Niente più ritardi, niente più attese. Finalmente incontrerò Victor e affronterò il mio destino. Il pensiero mi investe in pieno senza pietà. Sono paralizzata, poghetto. È troppo tardi per i rimorsi, troppo tardi per perfezionare il mio addestramento o per dispiacermi. Ormai non si torna indietro. Sarà il combattimento della mia vita. Non ho altra scelta se non raccogliere le forze per cercare di vincere. Così tante persone contano su di me. Così tante altre stanno rischiando la vita. Spero di non deludere la loro fiducia. Va tutto bene? La voce preoccupata di Drogo scaccia via i miei pensieri, riportandomi subito alla realtà. Annuisco meccanicamente, ma non dico una parola. Sei sovrappensiero da quando abbiamo lasciato la villa. Il semaforo diventa rosso e Drogo frena dolcemente dietro le auto davanti a noi. Mi osserva il viso, aggrottando le sopracciglia, e il mio sorriso fasullo non sembra convincerlo per niente. Mi porta una ciocca di capelli castani dietro l'orecchio. Che succede? Riconosco quando sei turbata. Allora, io direi di essere abbastanza diretta. Non mi va di girarci intorno. Il mio destino è stato deciso. Victor arriverà domani, Lori ne è certa. Ora gli prenderà un colpo. Victor, ne sei sicura? Io non percepisco nulla. Sembra aver occultato la sua aura. Lori ha detto tutto a Nicolè. Il volto di Drogo si rabbuia immediatamente, mascella serrata. Sono anche sicura che Lori sapeva da giorni che Victor stava tornando. Possibile, anche cercando di occultare la sua aura, Lori è estremamente sensibile, deve averlo sentito arrivare. E già, non ci voleva dire nulla. In ogni caso, questo spiegherebbe perché era così allegra questi ultimi giorni e anche perché volesse imparare a suonare il piano così all'improvviso. Mi lascio sfuggire un sospiro frustrato. All'improvviso, un'auto dietro di noi suona il clacson. Il semaforo è diventato verde e non ce ne siamo accorti. Drogo borbotta qualcosa di ben poco carino in tedesco, davvero? Prima di dare fondo all'acceleratore, dirigendosi verso l'università. Cosa avrà detto in tedesco, Drogo? Sono sopraffatta da un flusso di emozioni contraddittorie: sollievo, impazienza, preoccupazione. E se non sapessi contrastare i piani di Victor? Arriviamo quasi in vista dell'edificio principale quando Drogo gira bruscamente a destra e accelera. Non lo so, che faccio? Alzo le spalle. Chi se ne importa? Tanto non me la sento di andare a lezione. Quindi se Drogo vuole marinare, ben venga. Non dovresti andare a lezione nello stato in cui ti trovi. La tua sete di sangue potrebbe riemergere e diventare incontrollabile. In ogni caso, non è davvero il momento di preoccuparsi di essere una brava studentessa. Drogo insiste sull'acceleratore e la città scorre rapida dietro di noi mentre sfrecciamo via. Lo sai, fuggire non risolverà nulla. Esatto, è per questo che affronteremo la situazione assieme. Lo guardo scettica, con la coda dell'occhio. Anche con tutta la buona volontà del mondo, non credo che noi. Elena, se non credi che vinceremo, allora non credi neanche nel nostro futuro assieme, e questo è inaccettabile. Drogo ha ragione. Mi dispiace,
Non riesco ancora ad accettare il suo imminente arrivo. Pensarci mi mette pressione. Drogo tiene il volante con una mano, coprendo la mia con l'altra. La stringe in modo fermo e rassicurante. Il suo tocco fa scorrere in tutto il mio corpo la sua energia, è soffusa come un tepore gentile. Vengo accolta da un'intensa sensazione di benessere. Mi sento improvvisamente rilassata. I miei dubbi spariscono. La sua forza diventa la mia. Ti senti meglio? Ah, sì, ma come hai fatto? Diciamo solo che la nostra connessione psichica ha i suoi vantaggi. Ah, però, lato positivo. Osservo la sua espressione fiduciosa e mi rendo conto che sta sorridendo. Si volta lentamente verso di me, facendomi l'occhiolino. Se dovessi mai dubitare di te stessa, ricordati che io credo in te e sono qui per te, proprio come Sara e i miei fratelli. Gli credo, sono commossa. Drogo crede in me, lo dimostra ogni volta. Qualunque cosa accada, posso contare su di lui e sul sostegno dei miei amici. Grazie, Drogo. Come è giusto che sia, cosina, proteggerti e sostenerti in qualunque caso è la mia vocazione. Sorride a risposta, più grata di quanto lui possa immaginare. Portami dagli Osborne, non abbiamo tempo da perdere. Ti ho detto quanto mi piacciono le donne che sanno ciò che vogliono. Scoppio a ridere. È innegabile. Sa bene come risollevarmi il morale anche nei momenti più bui. Drogo preme il pulsante per abbassare i vetri e poggia il braccio sul finestrino aperto. Dell'aria fresca attraversa la macchina. Prendo il telefono della borsa. Mando un SMS a Sara, chiedendole di raggiungermi alla villa. Non voglio essere troppo allarmista, ma non me la sento di entrare nei dettagli al momento. Spero che venga senza fare domande. Metto con cautela il telefono nella borsa, poi stringo il ciondolo di mia madre. Emana un calore soffice e rilassante. Forse è meglio liberare la mente. Chiudo gli occhi e mi lascio andare sul sedile. Cerco di non pensare a nulla. Mi concentro sul mio respiro mentre il vento attraversa i finestrini. Mi concedo di meditare per un momento. Rifletto sulle sensazioni del mio corpo, rilasso i muscoli delle spalle. Mi ripeto il mio mantra preferito. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Sono completamente assorta nei miei pensieri. Nel frattempo, la macchina esce dalla città e si dirige verso la strada forestale che porta dagli Osborne. Qualche minuto più tardi, Drogo ferma l'auto al lato della strada e spegne il motore. Siamo arrivati, il resto del percorso va fatto a piedi. Slaccio la cintura di sicurezza e raggiungo la maniglia della portiera, pronta ad uscire. Nella mia mente c'è una grande confusione, il tempo sta per scadere. Queste potrebbero essere le mie ultime ore con Drogo, non posso farmele scivolare via dalle mani. Se voglio concedermi qualche momento di svago, ora o mai più. Mi volto verso Drogo, fissandolo maliziosamente, e mi avvicino per far scivolare un braccio tra le sue gambe. Ok, più chiare di così? Bene, bene, cosina. Mi piace come ragioni. Immagino. Afferro la leva sotto il sedile del guidatore e la roteo per inclinarlo indietro. Poi, con un movimento agile, mi ci metto a cavalcioni. Lo afferro per la cravatta dell'uniforme e arriva Sara. Vi immaginate? Lo bacio, prima baciamolo, casomai l'ho morto dopo. Ho intenzione di dare libero sfogo a tutti i miei desideri. Avvicino possessivamente la sua faccia alla mia e ne accolgo le labbra. Drogo non resiste, si lascia sfuggire un flebile gemito. Un brivido corre lungo la mia schiena non appena le sue labbra rispondono al mio bacio. La mia lingua supera i denti, unendosi alla sua. Le nostre lingue si uniscono e danzano assieme. Mi sento colma, completa, conquistata. Drogo poi mette le mani sui miei fianchi, facendomi attraversare un milione di scosse elettriche. Mi fermo e sollevo la testa. Il suo sorriso accende il mio cuore e i miei sensi. Adoro quando mi denuda con gli occhi. Adoro vedere il desiderio che lo consuma. Adoro quando prendi l'iniziativa. E io adoro sorprenderti.
Premo contro di lui. Mi lascio andare ad un sospiro felice sapendo che questo momento sarà solamente nostro. Non sentendomi ancora appagata del mio splendido vampiro, libero il suo collo dalla cravatta. Drogo mi guarda con la sua solita espressione maliziosa. Con un cenno del capo lo incito a togliersi il maglione, per poi sbottonargli la camicia, un bottone per volta, con una lentezza ben calcolata. Drogo emette un gemito di frustrazione. Il mio desiderio per lui cresce irresistibilmente. Sono pazza di lui. Accarezzo ossessivamente il suo petto, godendomi la sensazione della sua pelle giocando con le curve e le linee dei suoi muscoli. Continuo a sorprenderlo. Non resisto, lo bacio, lo lecco, gli mordicchio il petto. Comincio gentilmente per poi diventare sempre più aggressiva e possessiva. Assaporo il suo corpo, la mia lingua scorre sulla sua pelle, stuzzicandogli i capezzoli. Drogo si indurisce all'improvviso e mormora il mio nome. Chiude gli occhi e affonda le mani tra i miei capelli per incitarmi a continuare la mia esplorazione. Fammi tuo, sei maschio, fammi tuo. Premo istintivamente i fianchi su di lui e comincio ad ondeggiare, intenzionata a prendermi tutto ciò che ha da offrirmi. Alcuni minuti dopo, camminiamo mano nella mano lungo il percorso che porta all'abitazione degli Osborne. Beh, in effetti questa potrebbe essere stata l'ultima volta. Non riusciamo a toglierci gli occhi di dosso. Persino dopo il nostro momento intimo nella macchina, non ci sentiamo ancora sazi l'una dell'altro. Abbiamo bisogno di stare assieme, di amarci. Sono entusiasta. È davvero elettrizzante. Credo di dover portare l'auto a fare la revisione. Perché? Davvero? Perché? Con tutta quell'attività, gli ammortizzatori saranno sicuramente andati. Ma io non lo so. Romanticissimo. Alzo gli occhi al cielo, cercando di non ridere. Sento le dita di Drogo stringermi la mano con più forza e io faccio lo stesso. Camminiamo in silenzio per un po'. Sento una strana sensazione allo stomaco e i miei passi si fanno meno sicuri. Va tutto bene, cosina? Sì, a posto. Non preoccuparti, grazie a te mi sento di nuovo fiduciosa e motivata a combattere, ma è meglio se proseguo da sola. Drogo mostra il suo disappunto con un gesto della mano. Voglio venire a vedere la vecchia signora con te. Sono stufo di sentirmi inutile. Non sei per niente inutile, sei la mia forza. Drogo lascia andare la mia mano e mi si avvicina, stringendomi tra le braccia prima di affondare il viso tra i miei capelli. È meglio che cammini fin là da sola, ho bisogno di riflettere. O forse preferisci rimuginare da sola? Mi lascio andare, facendo un piccolo sospiro. Drogo conosce chiaramente tutte le mie cattive abitudini. È vero, tendo a piangermi troppo addosso, ma ti prometto che non mi farò sopraffare dai miei stessi demoni. Drogo mi abbraccia più forte in modo tenero. Mi stringo a lui. Mi stringo ancora di più, facendomi avvolgere dal suo confortante odore virile. Sto così bene tra le sue braccia. Non dimenticarti, non sei sola. Ti copriamo tutti le spalle. Annuisco impercettibilmente. Dovresti tornare indietro a contattare i tuoi fratelli. Credo che ci toccherà una riunione di famiglia quando avrò finito qui con gli Osborne. Permettimi almeno di accompagnarti fino alla villa. Non ti starò tra i piedi. Mi spiace, voglio davvero proseguire da sola. Drogo si allontana e si passa nervosamente una mano tra i capelli biondi. Va bene, se è ciò che desideri. In ogni caso, la nostra connessione psichica mi avvertirà di ogni minimo problema. Già, per cui puoi usarla per sentire le mie emozioni e trovarmi, ma puoi fare lo stesso con Victor? No, e ne sono felice. Sto molto meglio senza farmi influenzare dall'umore di un mostro assetato di sangue. Sospiro sollevata. In un impeto di passione mi muovo verso Drogo e mi metto in punta di piedi per rubargli un bacio. Mi offre un ultimo sorriso dissoluto, poi si volta e cammina verso la sua macchina.
Lo guardo andare via finché non sparisce dalla mia vista. Sento un groppo al cuore. La nostra felicità non mi è mai sembrata così fragile. Mi volto e proseguo verso l'abitazione. La luce serena del sole del mattino filtra attraverso la vasta foresta. Faccio una pausa ai piedi di una quercia. Rilasso indietro la testa. Chiudo gli occhi e sospiro profondamente. Niente di meglio per ricaricare le batterie emotive. Oh, Cetsuki! Sento un fruscio, un battito d'ali. Apro gli occhi ma resto immobile. Poi sento un altro rumore, più acuto e sommesso. Sono felice di vederla. Che bello rivederti! Suki mi guarda preoccupata. Sì, lo so già. Dobbiamo comprenderci a vicenda se vogliamo aiutarci l'un l'altra. Ho la forte sensazione che i miei amici pennuti e pelosi siano le vittime di una maledizione. Forse posso aiutarli. La mia civetta si appollaia vicino a me. Ha uno strano regalo per me nel becco. Un ramo lungo con delle sottili foglioline verde scuro e dei bei fiori bianchi che lascia cadere sulle mie cosce. Grazie. Sei la prima civetta che mi abbia mai regalato dei fiori. Sorrido, Matsuki si stufa e mi mordicchia col becco, come se il suo regalo fosse più di un semplice bouquet. Certo che le civette sono sensibili. La prendo sul serio, che è meglio. Questo dovrebbe aiutarmi a sconfiggere Victor, l'antico? Lei ne è convinta. La civetta apre le ali e inclina leggermente la testa di lato con un'espressione allegra e fiduciosa. Lo prenderò, non lo so, a petali. Vabbè. Beh, abbiamo fatto progressi, ma ormai avrei dovuto semplicemente insegnarti a parlare anziché cercare di scoprire cosa intendi dirmi. Ho bisogno di un aiuto esterno. Sebastian? Perché Sebastian? Provo a dire Sebastian. Il professor Jones potrebbe aiutarmi a capire cosa vuole Tsugi. Lo chiamo immediatamente, ma mi risponde la segreteria. Tsugi squittisce, poi dispiega le ali e vola via. Guardo in alto nel cielo e la vedo compiere dei cerchi sopra di me. Non si può dire che tu sia la scorta più discreta del mondo, ma non importa. Sinceramente sono curiosa di scoprire questo regalo misterioso che ci ha portato Tsuki. Che significato ha? Perché non penso che lei faccia le cose così per caso, quindi non lo so, potrebbe rivelarsi un'arma? Staremo a vedere, spero di scoprirlo nel prossimo episodio. Fatemi sapere ovviamente se voi avete qualche ipotesi, cosa ne avete pensato di questo episodio. Se vi è piaciuto il video, pollice in su, se non siete iscritti vi ricordo di farlo e noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!